Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Ogni tanto, anche se le case produttrici non danno news riguardo i titoli in uscita, riescono a far trapelare tramite canali non ufficiali notizie molto interessanti. In questo caso specifico parliamo di CD Projekt che, con l'atteso Cyberpunk 2077, oramai sta facendo dannare i propri fan, rivelando poco e nulla riguardo del titolo, continuando a tenere sospesi milioni di fan senza dare una vera e propria data di uscita. Questo però non deve farci abbassare la guardia. Infatti, negli scorsi giorni, CD Projekt ha creato un annuncio per cercare un in-game ads illustrator. In pratica, CD Projekt cerca un responsabile per le pubblicità del futuro, che saranno ovviamente presenti in enorme quantità sia all'interno del titolo che all'esterno. Questo ruolo, in pratica, dovrà letteralmente creare un mondo pubblicitario futuristico all'interno del gioco stesso, che il giocatore, in teoria, potrà non solo vedere, ma anche acquistare i prodotti all'interno del gioco stesso. E qua ovviamente partono i "ma chi se ne frega", ed in effetti è la prima cosa che mi è saltata alla mente anche a me, finché non ho ragionato sul fatto che CD Projekt sta letteralmente creando un universo futuristico, non solo per quanto riguarda l'aspetto direttamente coinvolto dal giocatore e per il giocatore, ma anche un mondo vivo in continuo mutamento in grado di fornire, pur con queste semplici cose, semplici per modo di dire, come un illustratore per pubblicità, un mondo vasto che non si è mai visto prima. Separatamente e in un modo un po' esilarante, l'annuncio di lavoro articola anche alcuni dei vantaggi che derivano da questa posizione. Per gli artisti che cercano lavoro in CD Projekt, offre frutta fresca due volte a settimana per tutti in ufficio, una volta scelta di tè, macchinette del caffè e 7 tipi di latte. Con l'acclamata serie di The Witcher, CD Projekt Red si è affermato saldamente come uno dei migliori del settore nella creazione di ambienti ricchi e avvincenti. Ora, se solo la data di uscita, di rilascio di Cyberpunk 2077 fosse ufficialmente rivelata, i fan potrebbero iniziare il conto alla rovescia dei giorni fino a quando non vedranno realizzato anche il lavoro dell'in-game as illustrator. Bene, con questo è tutto, noi ci vediamo in-game, magari in un altro perché per ora Cyberpunk non ci possiamo andare. GG a tutti quanti.